Tra fortuna e virtù si pone l'occasione concreta che può agevolare i fatti. Le grandi squadre e i grandi giocatori hanno bisogno di limiti da superare per lo sprint finale, per restare ancorati a quel treno chiamato playoff. Cari amici appassionati di football, dallo Stadio Ferrante in Piedimonte e FC Matese San Benedettese, questa è la 31esima giornata del campionato di Serie D Girone F. Fischietto della gara affidato al signor Michele Piccolo della sezione di Pordenone. Per Corrado Urbano, schiera, Palombo in porta, Rabbini, Setola, Ricciardi, Cisca, Riccio, Carnevale, Ricamato, Napoletano, Esposito e Salatino da parte delle panchine. E pronti via, è cominciata Matese San Benedettese. Punizione affidata ad Angiulli che prova direttamente la conclusione. Pallone che si spegne sul fondo. Va Ricciardi col mancino, uno schema per Esposito che calcia di prima intenzione, pallone che si spegne in angolo prima della gara. Poi però Ricciardi, favorito da un rimpallo, prova a servire Carnevale, si libera di un avversario Carnevale, poi prova a servire Salatino, calcia col mancino, Salatino la blocca. Mentre viene servito Setola lungo l'alto di sinistra, la mette col mancino Setola. Con Son allontana, poi Ricamato alimenta l'azione per Salatino, si porta la sfera sul mancino, serve a Ricamato, una finta, Ricamato col destro, Vincenzo Ricamato apre le marcature, porta in vantaggio il Matese, segna la quarta marcatura in stagione. Vide su a fare maggiore pressing Corrado Urbano, mentre la sfera è sempre in possesso dei rossoblu che provano il lancio lungo a cercare Costa che calcia col destro. Quindi Salatino per il Matese per un'azione offensiva, Esposito in verticale per Ricamato che arriva per primo su questo pallone, di prima la mette col mancino, allontana la difesa della Samb. Tanama, c'è sempre Proia che arriva per primo sulla sfera, prova a puntare due avversari, poi serve Maras, scambia la palla con il numero 20, Proia va con il mancino, Costa stacca con la testa, Palombo. Prova ad andare in verticale per Costa, ancora il numero 15, allarga per Vita, pallone messo al centro, Palombo. Prova il traversone col mancino per Costa, Palombo. Qualche metro andare in via verticale, arriva questa traversone per Proia, Costa, pallone che passa da destra verso sinistra, una parte all'altra. Quindi Proia, vediamo cosa riesce a inventare, calcia col mancino Proia. Marras sul pallone, parte lui con il mancino, c'è questa conclusione che termina sul fondo. Fischia due volte, il signor Piccolo, vanno negli spogliatoi le due squadre, vanno negli spogliatoi FC Matese e San Benedettese, padroni di casa che conducono per una rete a zero, quella siglata da Vincenzo Ricamato. Per il momento è tutto. Arriva il traversone con il mancino, stacca un calciatore della Samb da una parte e dall'altra. Arriva ora questo tentativo di conclusione da parte di Marras che con il mancino ha provato, c'è stata una deviazione. Manca l'intervento con la sfera Marras, ci arriva all'esterno della Sambo, poi Angiulli che calcia col sinistro e fa un capolavoro al Ferrante, un cecchino come America Sniper. Prova ad andare in verticale per Proia, prova a servire Vita, la mette al centro, Costa con la testa! 2-1 per la Samb che rimonta la rete siglata dal Matese. Quindi Esposito che prova a servire in avanti Napoletano che sguscia la marcatura di un avversario, ancora Napoletano, Napoletano tu per tu con il portiere, Napoletano lo salta, parata Sorrentino, una finta Sorrentino, poi Napoletano che prova la rovesciata, poi Sorrentino prova a tenere il pallone in campo, ancora Salatino, non è finita, arriva Ricamato col destro, Guerrieri in due tempi blocca la sfera, ma che occasione che ha sciupato il Matese. Al capitano con il mancino, allontana Salatino con la testa, non è finita Riccio, poi con Son, palla che sfiora il palo, vediamo chi andrà a battere questo calcio di punizione. Va Esposito col destro, si affida a Marras, Proia si accentra, Marras va col mancino, Marras agguanta la sfera, Palombo, Sorrentino che stacca di testa, attenzione ad Andrea, Ricamato col destro, calcia, l'ultimo brivido di Ricamato, si spegne sul fondo. Mentre eccolo qui il segnale di chiusura,
passa la Samp per 2-1 ai danni del Matese.